Questo alle mie spalle è il Monza Pizza Bike Park e nel 2015, quando ho deciso di costruirlo, mi sono ispirato al bike park più famoso al mondo di Dorgiano, la Poma. Raga, siamo nel tempio del Dorjump. Uno dei bike park più storici e iconici della storia del Dorjump. È nato nel 2006 e una volta c'erano tipo due saltini del cavolo dove la gente girava a caso, veniva qui, era tutto aperto. Nel tempo si sono evoluti e adesso è diventato veramente il paradiso. Raga, io non so se guardate dietro di me, ovunque mi giro ci sono salti, raga. E la cosa incredibile è che non è che sono salti di cemento. Raga, è tutta terra, raga. Terra shapeata a mano con tanto amore, tanta passione. Tutti i giorni c'è qui gente, un team che mette a posto il park. E non è a caso, infatti, oggi è martedì e il park è comunque strapieno di gente. La prima volta che sono venuto qui era 2013 o 2014 e non c'erano tutti i salti che ci sono adesso. Al tempo c'era proprio fisso, stabile qui Chippy Gang con Nick Pescetto e Luis Biscaldi, che gasavano di brutto la scena mondiale di Dirty. E proprio grazie alla pagina Chippy Gang mi ricordo che un sacco di rider hanno pushato in quegli anni lo sport e l'hanno fatto progredire. Raga, qui nasce anche un po' il motto Party Ride. Perché grazie a Chippy Gang qui si sono visti veramente i trenini più epici di sempre, con i sending più estremi mai visti. Mi ricordo che una volta, esattamente alle mie spalle, proprio in questo punto, Nick Pescetto ci aveva sfidato a me e Diego a fare un mini flip. Esattamente giù da questa discesa c'era un mini kick e dovevamo atterrare in questa discesa. Raga, non è finita bene. Ok. Una volta la gente, no, non vado alla Poma perché è solo per esperti, raga. Cioè, per tutti i gusti, la gente impara a girare qua, inizia da zero. Pump track, skate park, linea di panettoni facili, dual speed and style, piscina di gomma piuma, salto con la resina, linea di mini trail con una marea di varietà, linea media, linea grossa e adesso da poco hanno aggiunto anche il salto con il back landing. Tra l'altro poi costa pochissimo venire, perché il biglietto aereo per Barcellona costa un cavolo. Comunque, oggi siamo arrivati, stiamo un po' ambientando molto nel chill, perché raga, i belli salti ma sono anche belli duri e grattugiosi se cadi. Prendiamo un po' di confidenza e ci vediamo domani con un bel po' di riding. La settimana, raga, inizia un po' malino. Non so se sentite la mia voce, mi sembra di essere, non so se lo conoscete, quello, è quello, Paki. Entrano in bagno, non in camera mia. Questa puttana straniera. Chiaramente siamo venuti anche con i bambini del park. Li abbiamo segregati tutti in una camera, così non rompo le balle. Sono dalla camera stanotte. È andato a dormire in bagno. Noi ci siamo presi la camera più tranquilla. Però potete già percepire la differenza di ordine che c'è qua rispetto a quella dei bambini stupidi di là. Anche questa volta, raga, per prenotare questo albergo ho usato l'app più comoda che c'è in assoluto, perché è gratuita e soprattutto vi fa risparmiare tanti soldi. Leti Shops è un servizio di cashback che ti permette di risparmiare sui tuoi acquisti online. Oh, hey, hey, hey. Non sai che cos'è il cashback? Te lo spiego subito. Io per una settimana di hotel a Barcellona ho speso 630 euro e solo grazie a Leti Shops ho ricevuto indietro 18,90 euro, quasi 20 euro, solo per aver utilizzato l'applicazione gratuita di Leti Shops. Non ho fatto altro. E non è che ci sono due negozietti a caso. Io l'ho utilizzato per prenotare la vacanza, ma raga, trovate tutti i principali negozi dove fate regolarmente acquisti. Li abbiamo! È facilissimo utilizzarla, raga. Aprite Leti Shops, andate nella barra di ricerca e selezionate il negozio dove volete acquistare. E aspettate che direttamente Leti Shops vi rindirizzi sulla pagina del negozio e fate il vostro acquisto normalmente, senza nessuna differenza. Nessuna differenza. Solo che poi vi ritrovate sul vostro bel conto su Leti Shops qualche soldino in più. Che potete tranquillamente ritirare facendovi un bonifico sul vostro conto corrente o PayPal. È gratis e vi fa risparmiare. Trovate il link di Leti Shops in descrizione. Raga, mi sembra veramente da stolti non provare a utilizzarla. Stolto. Stiamo pronti per andare a girare. Vamonos. Buonos días. Guardate qua, tutte le nostre belle biciclette. Che schifo. Ragazzi, guardate che bolidino che mi sono permesso per questa vacanza. DR. Abbiamo una bellissima DR. Dai, Rocco. Un tipo. Che tipo? Questa, raga, è una bomba. Direzione la Poma.
Opa. Ehi amico, finalmente stamos alla piuma. Finalmente possiamo girare, ragazzi. E anche arrivati, sono già sul bag. E ci sono i salti, loro vanno sul bag. Niggas facade get applied, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. Oh, di tutte le linee fighissime che ci sono, adesso inizieremo con calma dalle piccole. Allora ragazzi, la poma è molto bello, però questa terra qua. Esatto. Oggi in generale alla poma, siccome là in fondo c'è il mare, c'è sempre un botto di vento. Adesso proviamo con sta lineettina di panettoni drop. Quest'anno sono rincoglionito, quindi devo andare step by step. Quando uno si caga addosso, c'ha la merdina nella mutandina. Cioè, gira, gira. Madonna che whip. Minchia, c'è il sole in Africa. No wonder I'm getting paid for the tunes now. C'è un piccolo problema anche sul bag, raga. C'è il sole, come vedete, esattamente davanti. Quando sei sotto la rampa, cieco. Però il sasso, che è modalità bag sending, ci vuol fare 3 double downside. 10 minuti che arriviamo al park. Di merda. Tanti auguri, bella testata. Alimentato dal fuoco in questo momento. No. Certo, gira, ma figa, con calma. Apra ignorante. Alla. Aie, romaraglie. Allora, abbiamo i bambinelli che giustamente si stanno divertendo molto a provare a saltare dritti, perché alla poma si viene per saltare dritti. Adesso hip, stanno provando la linea media hippata dell'hip nell'aria. Oh, tipo me coglioni, cazzo. Lucchino on course. Prima hippina. Dai che buona. Oh, vai via. Tutta. Sì. Sapete cosa c'è? Ogni volta che vieni qua purtroppo c'è vento. E quindi non è che giri quando vuoi, giri quando decide il vento. E sta roba per allenarsi non è il massimo. Magari vieni qua una settimana e di riding effettivamente ti fai solo un giorno. Però è divertente, devo dire. Speriamo che cali il vento. Dovete sapere che per me è la quarta volta più o meno che vengo alla poma. Sono venuto tantissimi anni fa e devo dire che dal tempo di cose ne sono cambiate. Al tempo eravamo sempre una decina di ragazzi, andavamo in giro a caso, non ci organizzavamo niente. Arrivavamo lì, eravamo estasiati da tutti i salti, volevamo solo girare 24 ore su 24. Infatti al tempo, durante quelle vacanze lì, ci eravamo completamente demoliti. A furia di girare si cartella di brutto. La nuova generazione di ragazzi giovani che sta girando, e vederli venire qui, gasarsi, mi fa ripensare un po' a quel periodo lì. Ed è figo, perché al tempo, proprio su questa spiaggia, avevamo fatto un'intervista parlando del dirt italiano e da tutti noi era emerso che la scena in Italia era morta. Invece adesso, se mi dovessero fare la stessa domanda, potrei dire che siamo forti in Italia, perché la nostra scena è attiva e viva grazie a YouTube. Allora, la scena dirt italiana di sicuro non è sviluppata come il calcio, però è in via di sviluppo. Speriamo bene nei prossimi anni che riesca a prendere una via ancora migliore di quella che sta prendendo in questi anni 2020, dal 2020 in poi. La scena italiana, diciamo che negli ultimi anni è un po' regredita. Penso che sia molto bello il fatto che si stia espandendo, perché fino a 2 anni fa, quando ho iniziato a girare io, non c'era praticamente niente. Ed è molto bello il fatto che si stia un po' espandendo, anche se è ancora molto acerba in Italia. Mi auguro che in Italia si apra un po' la mentalità. Un po' vuota, ci dovrebbe essere più gente che fa dirt, non ce ne sono tanti. Da noi in confronto non c'è niente. Ma dove cazzo guarda dentro lì? Non è che ne ho vista molta, però rispetto a 2 o 3 anni fa, nel senso, stiamo un pelino crescendo, stiamo sentendo un pelino di più, diciamo, dai, stiamo a merda. Potrei dire che siamo forti in Italia.
molti più rider in Spagna. Cioè, sono rider molto distinti tra di loro. Cioè, hanno molti spot. Non è un gruppo di rider solo. Invece, nella scena italiana, riescono a girare tutti assieme, che si conoscono tra di loro e girano come un gruppo di amici. Ho notato che siamo ancora 200 anni indietro. Dal mio punto di vista, noi italiani siamo molto più aperti alle conversazioni. Qua ti guardano tutti un po' con la... la pulce sotto il naso, un po'. Vabbè, allora, qua mi sembra che non parlano tanto tra di loro. Sembrano molto amichevoli tra di loro. Però, sono molti di più abituati anche a girare in posti diversi. Qui non si fanno molti problemi se la bicicletta è dritta, è storta, è piegata. E qua sono tutte facce di cazzo. Basta, finito. Tutti amiconi, tutti carini. Ma sì, dai, ogni volta che vado sul bag mi salutano. Hanno, oh, bella, eccetera. Eddie è spagnolo e lo lasciamo in Spagna, non è italiano. Ciao. Non l'avrei mai detto. Noi l'abbiamo vissuta la scena di dirt in maniera diversa da loro. Cioè, noi arriviamo dal non avere assolutamente un posto. Invece, nelle domande che ho fatto a loro, la vivono ancora come se in Italia ci fosse poco per girare. E invece, rispetto a quando ho iniziato io, cioè, adesso c'è un'infinità per girare. Sì, non c'era niente ai tempi. Però loro la vivono ancora come se non ci fosse nulla in Italia. Però la cosa bella che è venuta fuori, che la differenza principale, è che loro nello sport vedono tanto l'aggregazione e gli amici. Hanno percepito proprio che all'estero è: vado lì, giro in bici, torno a casa e mi faccio i cazzi miei. Sì, invece esatto, in Italia esatto. È proprio adesso il movimento è amicizia, ci si gasa tutti assieme e si gira esatto, perché esatto. Si vuole stare con altre persone. Oggi ne abbiamo 11, giusto? La giornata di ieri, raga, si è conclusa sul bag. A provare i trick abbiamo avuto tipo 20 minuti buoni di session senza vento. Oggi ce la siamo presa con calma perché andremo a girare sulla linea grossa. Sei contento? È chiusa. È chiusa. Ma è chiusa. È chiusa. Quindi tutti i nostri bei programmi che ci eravamo fatti ieri se ne vanno a fangù. Questo è lo svantaggio di venire in posti chiaramente all'aperto rispetto al solito dome che siamo andati. Però lì stai certo che giri quando vuoi perché hai chiuso. Poi chiaramente si è sfigati. Inizi la Sender Session. Il sasso ci deve scaldare un po' questa session. Apertura di Sender Session per il sasso. Eccolo. C'era, c'era. Ha perso la testa il sasso. Yo! 3 bar, 2 bar. L'ho imparato giusto prima di venire alla Pomal Park. Hai presente i flauti di Eros? Quattro. No, bro, porca. Lo squali flauti. Lo squali flauti. È arrivata l'ora del pendulum whip. Pendulum whip. Per torquato. Direi mango per... Figa, ho spinto malissimo. Fatto, però era bellissimo. Dove eravamo? Aspetta. Il nano maledetto. Yes, il nano maledetto. Ma che oh! I believe I can fly. Mamma. Come vedete, noi facciamo notte qua. La cosa figa, raga, c'è lo skatepark illuminato. Let's go to the skatepark, bro. È un pezzo di merda. Eccolo.
dietro. Ma Divo, sono più strittaro Divo. Tante voci che parlano. Guarda, un altro piccione è arrivato. Tutti qua. Lancio il pane, guarda. Mamma mia, che nollata! È il mejor fortorqualo. Ah, volevo mostrarti le mie skills di tail whip. Dovete capire che tail whip è tipo una rampa, tipo quella lì. È easy perché la rampa ti spinge e tu devi solo fare il trecchinario. Invece, vieni, vieni con me, segui, segui. Lo vedi questo? Sul bank invece devi proprio tirarla a te di bestia. Ed è proprio un'altra tecnica per fare i trick, ti stupirò. Trick master. E raga, direi che sapete che cosa c'è di bello? I trick ripetuti così alla prima mi fanno venire in mente che in un prossimo video si potrebbe riproporre una game of bike Ivo contro Toto in skatepark, skatepark street. Chiaramente non in questo video raga perché è già abbastanza lungo. Spero che vi sia piaciuto anche questo video che abbiamo decisamente trickato di brutto. Spo, dirlo in spagnolo. Questi contenuti piacciono a chi piace girare. Pollicciates, date sto likes. Ci vediamo un prossimo video. Bella.